Cari fratelli ed amici, buongiorno. Oggi vorrei meditare con voi sul versetto di Ebrei 4:15 e su alcuni altri versetti di contesto. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Qui Paolo vuole incoraggiare ogni credente ad avere una piena fiducia nel nostro Salvatore Gesù, in quanto vicino ad ognuno e vincitore nella sua opera salvifica. Gesù, nostro sommo sacerdote, è allo stesso tempo vittima sacrificale per pagare il prezzo di riscatto per la nostra salvezza e nostro unico mediatore davanti a Dio Padre per perorare la nostra causa di salvezza. Mi sono chiesto come possa conciliarsi il fatto che Dio si proclami unico Dio ed unico Salvatore nel Vecchio Testamento, mentre nel Nuovo Testamento Dio Padre, Gesù Figlio di Dio e lo Spirito Santo sono presentati come tre persone unite, protagoniste della salvezza dell'uomo. Leggiamo in Isaia 45:21: Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Prima Pietro 1:2: Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Ebrei 9:14: Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Non conosciamo l'essenza di Dio, ma la nostra coscienza di somiglianza con Dio può aprirci a dei barlumi di comprensione parziale di Dio. L'azione triplice di Dio nel piano di salvezza dell'uomo mi fa pensare a quel fenomeno delle onde concentriche che partono da un impulso centrale di origine e che si propagano con un fronte d'onda unico. Il fronte d'onda potrebbe rappresentare Gesù Cristo, il Dio visibile da noi, che siamo creati dal nulla al di fuori della Deità. Le onde concentriche potrebbero indicare l'azione dello Spirito Santo ed il centro d'origine delle onde individuare il Dio Padre invisibile all'uomo. Dio Padre, lo Spirito Santo e il Figlio di Dio sono presentati nella Bibbia come una deità unica, eterna, triplice nel suo aspetto di persona. Non occorre comunque addentrarsi ad ogni costo nei tentativi di conoscere ora qualcosa in più sul mistero della essenza di Dio. Sappiamo che Dio non può essere negato, come noi non possiamo negare l'esistenza eterna in sé, in quanto noi esseri con una esistenza non eterna. Ora ci basta sapere quello che ci occorre per afferrare il dono di salvezza di Dio in questo tempo. Paolo aggiunge nella sua esortazione quanto segue in Ebrei 4:14 e 16: Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Non ci resta che chiedere a Dio il dono di una fede perfetta ed un affidamento completo a Lui. Buona giornata a tutti.